non si può morire più di una volta. Per questo l'omicidio è definitivo. Eppure, se uccidi una volta... Io ho ucciso un numero infinito di volte, sempre ripetute nella mia mente, un numero infinito di crimini. Ma non è altro che quel primo omicidio che si ripete, uguale e cruento come sempre. Vedi, lui era mio amico. Allora eravamo lontani da tutto. Lontani dall'Europa, lontani dalle città, lontani dal progresso. Lontani dalla vita a cui avevamo rinunciato. Per quanto mi riguarda, lontano anche da me stesso. Ricordo bene quando lo vidi per la prima volta. È tutto come se fosse oggi. Credimi. Era così quando lo vidi per la prima volta. Un ufficiale del servizio geografico che combatteva per 10. Era la sua prima settimana in Africa. È stato davvero fortunato. Morange fortunato? No, Morange era solo un sopravvissuto. Qualche mese dopo eravamo ad Algeri. Algeri, la porta dell'Africa. Luminosa ed esotica, intrigante e misteriosa. Una città dove poteva accadere praticamente tutto. Tenente Santavì, la battaglia di Agen. Gli ho salvato la vita. Ma allora dobbiamo brindare. Si siede. Sidi Agen. Tenente François Jean-Marie Coudreau de Morange. Sono del servizio geografico. I miei amici mi chiamano solo Morange. È più breve. È un piacere conoscerlo. Catinica Nazitra. Lei parla arabo. Vivere in un paese senza conoscerne la lingua è un po' come andarsene in giro bendati. È la prima volta che lo sento dire da un ufficiale francese. Armagnac. Shh, non così forte. Sono piuttosto suscettibili in materia di alcol da queste parti. Vuole scherzare? Questo posto non è certo rinomato per il tè alla menta. Vedo che non è da molto che lei è qui. Da un paio di settimane. Prima ero a Costantina. E prima ancora ero a Marsiglia e la odiavo. A nord di Gibilterra mi annoio a morte. Ah, la capisco.
Per riportarmi in Francia dovrebbero mettermi in catene. Brindiamo all'Africa. All'affascinante, pericolosa e inaccessibile Africa. Legione straniera, eh? Lei da dove viene? Ho vissuto un po' ovunque. Mio padre era un diplomatico, non ho mai passato molto tempo in Francia. Io invece ce ne ho passato fin troppo. Però adesso basta. Mi scusi, ma quell'uomo continua a fissarci. Non è un uomo, è una donna. Cosa? No. Vogliamo scommettere? D'accordo. Sidiagi. Blecce. Altra ragione, Gaistro. Tenente Santavi. Ha vinto. Il mio amico, il tenente Morange. Molto lieto, madame o mademoiselle? Mademoiselle. Però non lo dica così forte. Le donne non possono entrare in questo posto. Affascinanti i suoi baffi. Affascinanti anche i suoi. E Conte come l'ha presa? Che ne pensa? Mio padre, indovinate un po'. È spagnolo, cattolico e di nobili natali. Vi s'approva? Sta cercando di farmi ubriacare? Sì. Comunque, è l'unico modo per muoversi liberamente in questo paese. Sono perfino andata alla Mecca. Davvero? Travestita da musulmana? Io sono musulmana. Mi sono convertita 2 anni fa. Sì, ma i musulmani non bevono alcol. Ho detto di essere musulmana. Non ho detto di essere una buona musulmana. Forse vero. Penso che nella vita, in fondo, il divertimento sia direttamente proporzionale ai rischi che si è disposti a correre. Non è così? Sì, siamo entrambi d'accordo con lei, credo. La ritroverete la strada? Penso proprio di no. Buonanotte. È una donna straordinaria, no? Mi piace molto. Anche a me. È sicuramente unica. Morange non viveva nella base militare, ma in un appartamento nel vecchio quartiere europeo della città. Le sue avventure. Diceva che lì si sentiva a suo agio perché era una via di mezzo tra il mondo arabo e il nostro. Buonasera, o è una donna eccezionale o è la mitomane più delirante del mondo. Può darsi. Comunque è bellissima, intelligente e una piacevole compagnia. Credi che le piacciono le donne? Il suo modo di vestire, non lo so. Portarsi. Buonasera. Anche se fosse, cosa importa? Una cosa è certa, le piacciono gli uomini. Come fai a saperlo? Dagli occhi. Guarda sempre gli occhi di una donna. Ti dicono tutto di lei. Prego. Una passione per la geografia. I popoli e i paesi mi interessano, ma solo in un contesto culturale. Gli arabi non erano... Anche se eravamo due perfetti estranei, mi sembrava di conoscerlo da sempre. Vedi? Parlammo tutta la notte come due vecchi amici che si raccontano tutto. Parlavamo con la stessa appassionata generosità con cui bevevamo. Cominciamo col cognac, passammo al vino e finimmo col tè alla menta. E ha veramente esplorato tutto l'Oghar? No, per quanto accurata... La mappa si basa sulla conoscenza di testi precedenti. Perché la legione straniera? Probabilmente perché era sinonimo di avventura. Un modo di sfuggire alla mia educazione inflessibile.
Dio, che vita noiosa facevo. Forse l'hai fatto per sfuggire a tuo padre. O più semplicemente perché volevi restare legato alla Francia. E a lui. Mio padre voleva che diventassi un ufficiale. Mia madre, un prete.